Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In apertura, come facciamo di consueto, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Rinnovate le cariche delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. Adeguato il profilo contrattuale del personale degli organi politici di Giunta e Consiglio. A Palazzo del Pegaso sono state rinnovate le cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura. Il presidente dell'Assemblea legislativa toscana, Antonio Mazzeo, ha presieduto alla votazione e all'insediamento degli uffici di presidenza. Giacomo Bugliani ed Elisa Tozzi sono stati confermati rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, Programmazione, Bilancio. Oggi è stata l'occasione della riconferma dell'ufficio di presidenza della prima commissione. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio, ai documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Con questo rinnovo di mandato, che riguarda non soltanto la presidenza ma anche la vicepresidenza, la consigliera Elisa Tozzi e anche la consigliera segretaria Valentina Mercanti, sono sicuro che si potrà ripartire al meglio per portare a compimento tutte le importanti attività che ci attendono. Sono particolarmente soddisfatta della riconferma vicepresidente, segno che in questa commissione abbiamo cercato per quanto possibile di trovare dei punti d'incontro e un equilibrio anche nell'ambito di quelle che sono, diciamo, le attività che caratterizzano il nostro lavoro. La nostra commissione è una commissione che si occupa di atti finanziari, di tutto quello che è poi la legislazione in generale. Riuscire a trovare un equilibrio e un metodo di lavoro è molto importante anche perché questo segna anche l'efficienza della commissione. Il lavoro è stato proficuo. Io credo che in questi 2 anni e mezzo riusciremo sicuramente a portare avanti delle sfide importanti che partono sia dall'imminente, diciamo, approvazione del piano regionale di sviluppo, ma abbiamo davanti a noi anche altre sfide importanti. Penso anche a un'attività riformatrice, abbiamo parlato molto spesso della necessità di intervenire su riforma del regolamento, abbiamo affrontato modifiche statutarie, ma sicuramente non mancheremo di portare avanti altre iniziative di questo tipo. Un'attività legislativa che sicuramente in questi ultimi 2 anni e mezzo dovrà caratterizzarsi per una maggiore intensità anche in un'ottica di semplificazione. Alla guida della seconda commissione, sviluppo economico e rurale, riconfermata Ilaria Bugetti, con Vittorio Fantozzi vicepresidente. Assolutamente soddisfatta per questa riconferma, sarà un lavoro importante per i prossimi 2 anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. È il secondo tempo di una partita giocata all'insegna del coinvolgimento e della condivisione. Non sono mai mancati gli spunti critici, ma sono sempre stati propositivi. Questo dobbiamo ringraziare l'ufficio di presidenza di questa commissione, la presidente Bugetti, e lo spirito collaborativo di tutti gli altri componenti della commissione. E l'obiettivo ora chiaramente è cercare di fare il punto su quelle che sono le sfide più importanti di questo mandato per tutti i toscani. Enrico Sostegni confermato con voto unanime alla guida della Commissione Sanità, con Andrea Ulmi vicepresidente.
Sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale, quel lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario, dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica, e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento, insomma, che tutta la Commissione, il Consiglio regionale tutto, abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'ufficio di presidenza tutto abbiamo fatto. Ovviamente abbiamo lavorato bene in questi 2 anni e mezzo. Per quanto mi riguarda, faccio il vicepresidente, quindi sono il rappresentante dell'opposizione all'interno di quella che è la commissione forse più significativa della regione, cioè quella sulla sanità, gli affari sociali e lo sport. Sono onorato di avere questo ruolo e mi impegnerò come ho fatto fino adesso. La quarta commissione, territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture, ha visto la riconferma di Lucia De Robertis alla presidenza e di Alessandro Capecchi come vicepresidente. È avvenuta sì all'unanimità da parte della commissione, ringrazio il presidente per la proposta e i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico, ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi 2 anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Abbiamo confermato l'ufficio di presidenza, in qualità di vicepresidente continuerò ad occuparmi di temi a me cari, dall'assetto del territorio all'ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture. Abbiamo grandi temi che ci aspettano, in modo particolare attualmente il piano dei rifiuti, e continueremo a lavorare naturalmente ciascuno dalle proprie posizioni, come abbiamo fatto fino ad oggi per 2 anni e mezzo, fino alla fine della legislatura, e sono per questo orgoglioso e contento di portare avanti questo lavoro. Cristina Giachi e Luciana Bartolini confermate rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione Cultura. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 2 anni e mezzo, abbiamo avviato gli Stati Generali della Cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine, insomma è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale, che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori, e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi 2 anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali, non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana, ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. I lavori di stamani sono proceduti regolarmente, è stata confermata la presidenza, la vicepresidenza, me compresa, e quindi niente, si continua a lavorare con gli Stati Generali della Cultura. Questi gli obiettivi sui quali lavorare, secondo Bartolini. Portare a termine gli Stati Generali della Cultura, un lavoro che abbiamo iniziato già da molti mesi, che continua a proseguire per diciamo fare una nuova legge sulla cultura in Toscana. La Commissione di controllo ha votato all'unanimità la conferma del presidente Alessandro Capecchi e del vicepresidente Andrea Pieroni. La Commissione controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale. Una commissione si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti, e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè
delle tante, tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla Segretaria Silvia Nofri e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera fra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, non mancando naturalmente di ascoltare anche le denunce, le segnalazioni per quanto possibile da parte di cittadini, comitati, associazioni che ci possano far notare ciò che possiamo approfondire nell'interesse generale. Mi fa piacere ovviamente continuare il lavoro nella Commissione Controllo, che rappresenta uno strumento utile anche per tutto il Consiglio regionale per approfondire, ecco, quegli aspetti di coerenza fra l'azione amministrativa del governo regionale e gli strumenti e gli atti di pianificazione e di programmazione che invece sono propri dell'Aula e dell'Assemblea consiliare. Infine, la Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali ha confermato Francesco Gazzetti, presidente, e Giovanni Galli in qualità di vicepresidente. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa Commissione e la cosa più importante, alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti, è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra Commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. Il futuro che cosa? Cercare di far capire e magari di allargare la platea di coloro che sono un pochino più scettici sul discorso dell'Europa, cercare di essere più vicini ai giovani, più vicini soprattutto alle scuole, per cercare di aprire ancora di più quelle porte che sono fino ad oggi troppo chiuse delle istituzioni, e far allargare proprio tutta la conoscenza di quello che dovrà essere il futuro di questa Europa. Un'Europa che va cambiata sotto certi aspetti, ma sicuramente un'Europa forte e decisa. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'adeguamento contrattuale del personale degli organi politici di Giunta e Consiglio. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23, che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale e degli staff degli organi politici. Un passo in avanti importante, che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti. Va a sanare che cosa? Quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposti da un lato il personale di Regione Toscana all'altro lo staff dei gruppi politici. Una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente, diciamo, qualche settimana fa da parte del governo. Tutto questo aveva generato un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto la Regione Toscana, che nelle more di questa sanatoria, se così vogliamo definirla, aveva appunto determinato una forte contrapposizione, naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale. C'è da dire una cosa, questa legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale. Ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati a fare il precedente testo di legge, a licenziare il precedente testo di legge a gennaio, è stato un metodo che ha visto poca concertazione, soprattutto nel confronto con il personale, sia delle strutture sia dei gruppi politici. Ecco, io credo che per non dare l'idea che
come dire, si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela, ecco, io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente, diciamo, fare la differenza. Ecco, questo io credo che sia una censura che mi sento di fare. La situazione l'abbiamo risolta, ma non cambia il modo in cui è stata gestita. Una decisione unanime che tiene fede a un impegno, quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana, di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche, ma dà una risposta nel contempo a tutto il personale della Regione Toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture della Regione, mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali, le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della Regione Toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo, e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione, così come è prevista da una legge nazionale, in linea perfetta, in condivisione fra tutte le forze politiche, come quello che è corretto che sia. È tutto, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.